Allora, nome e cognome? Felisa Roberta, assemblea permanente contro gli schiaffini. Ecco, voi sono 30 anni e più che vi battete per la sicurezza della gente e ambientale. Certo, sono da una vita. Purtroppo però il rischio chimico permane e le responsabilità sono da una parte delle aziende che non investono in sicurezza, dall'altra parte di governo, regioni e comune che non hanno nessuna volontà di costruire la vera riconversione di Porto Marghera che i cittadini chiedono da tempo, eliminare le produzioni pericolose e inquinanti, dall'altra parte attivare le bonifiche e anche altre attività ecocompatibili. Questo vogliamo. Adesso comunque le fiamme si sono spente, ma continua a propagarsi nell'aria questa densa nube chimica. Certo, vogliamo risposte immediate dagli organi competenti sulle ricadute sanitarie dei prodotti che sono ancora nell'aria, immediatamente. Voi questi pericoli li avevate calcolati da tempo? Purtroppo sono da 20 anni, appunto. Abbiamo prodotto una serie di lotte importanti che hanno portato alla chiusura degli impianti più pericolosi, dai fosgeni in poi. Però purtroppo altri ancora ne rimangono, perciò bisogna attivarsi da subito, scendere di strada per chiudere anche queste produzioni qua. Abbiamo un progetto pericolosissimo, quello dell'inceneritore di Fugina, che sta per passare. Noi chiediamo che questo progetto venga bloccato. Grazie, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? No, va bene. Va bene così, grazie.